Abbiamo detto appunto lo spettacolo del grande sport sempre, ed ecco la norma di Bellini, altro momento altissimo, Castadiva. I have walked out in rain and back in rain. I have outwalked the farthest city light. I have looked down the saddest city lane. I have passed by the watchman on his beat and dropped my eyes, unwilling to explain. I have stood still and stopped the sound of feet. When far away an interrupted cry came over houses from another street. But not call me back or say goodbye. And farther still, at an unearthly height, a luminary clock against the sky proclaimed that time was neither wrong nor right. I have been one acquainted with the night. Farci dei nemici, ma per noi è sintesi racconto delle cose più belle in questa sera, e quindi anche ad anticipare concetti, costretti ad anticipare concetti. Tra spettacolo e assolutamente quello che è stato primato tecnico organizzativo centrato in pieno a Rigoni per Torino 2006, tra Olimpiadi e Paralimpiadi, filo rosso della passione che mai si è interrotto, con già compreso idealmente un arrivederci a Vancouver 2010, passando, chiaro, per le Paralimpiadi di Pechino nel 2008. Eh sì, lo stiamo vedendo, ma lo stiamo vedendo anche da questa cerimonia di chiusura, il fasto anche di questa cerimonia di chiusura, così come era stata fastosa la cerimonia di apertura. Ma dobbiamo raccontare e rivivere questi 9 giorni, Lorenzo, perché sono stati 9 giorni straordinari, 9 giorni di gare ad altissimo livello, 9 giorni dove lo sport ha veramente abbattuto tutte le barriere. Strapotere Russia, no? Nel medagliere, quindi la Russia lassù, un pieno di medaglie, praticamente solo tra fondo e biathlon. Questo dimostra la qualità della scuola dell'Europa dell'Est, una volta ancora nel nordico. Sospese nell'aria ricordano le grandi gesta degli atleti paralimpici, ricordano le grandi gesta dell'Ucraina Jurkowska, che a 22 anni ha vinto 6 medaglie, amputata in entrambe le gambe, 6 medaglie nello sci di fondo. Altro grande personaggio dei giochi, così come lo è stato Silvia Parente per noi. Credo che siano da ricordare queste grandi imprese. Favola, sogno, mito che appunto continua in questo spettacolo allestito dallo stesso gruppo d'artisti che ha sempre curato divertimento e gioia dalle parti di Piazza Castello, Medal Plus, Olimpiadi, Paralimpiadi, stessa cosa.
il team Get Live, Roberto De Luca la direzione artistica, Vittorio Quattroni il produttore, l'idea creazione di Angela Gianotti, il direttore dello show è Roberto Tarasco. Con tutto naturalmente ringraziamento anche a Antonio Monducci che ha curato comunicazione dell'evento al massimo grado e William Marsero, il responsabile di un settore che dire nevralgico e dire poco, il responsabile dell'accessibilità. Concluse a Torino le Paralimpiadi, un altro successo organizzativo e anche sportivo con la buona posizione finale degli italiani. A metanotte sulla Medals Plaza a Torino è caduta una pioggia di petali di rosa. Gli atleti e gli ospiti con bottigliette a spruzzo riempite di acqua profumata a dar vita a un'allegra baraonda per salutare l'arrivo della primavera, la fine delle Paralimpiadi di Torino. La primavera è stata scelta anche per sconfiggere la malinconia e il groppo in gola. La neve che si scioglie è quella dei 40 giorni delle Olimpiadi e Paralimpiadi. Ancora ieri sera più di 50.000 torinesi in via Roma e in piazza Castello per una festa di 2 ore. Quadri raffinati, globi di sogno e meraviglia, la voce di Maria Callas in Castadiva, ma anche quella di Modugno, la scanzonata paraonda di Ciao Ciao Bambina e Singing in the Rain, la danza degli ombrelli. Funamboli e fuochi artificiali, l'arrivederci a Vancouver 2010 per poter continuare il sogno olimpico.